Ciao a tutti, sono Gianluca Gorini, lo chef del ristorante Leggiare di Montiano in provincia di Forlì Cesena. Oggi siamo qua per realizzare alcune ricette con i vasetti della WEC, ci divertiremo tanto, restate con noi. Prepariamo ora un dessert che è un semifreddo alla liquirizia con delle arance e una crema soffice al finocchio selvatico. Per prima cosa andiamo a realizzare la nostra base che è il semifreddo alla liquirizia. Qui mettiamo a montare in planetaria 250 g di panna. Nel frattempo che la panna sta montando andiamo a preparare quella che è la base vera e propria per realizzare il nostro semifreddo. In un pentolino mettiamo 150 g di zucchero a cui aggiungiamo 40 g di acqua. Andiamo in cottura a fiamma bassa e lo portiamo a 121 gradi. In una boule intanto amalgamiamo 125 g di mascarpone con 130 g di yogurt. Abbiamo precedentemente ammollato un foglio di colla di pesce e lo andiamo a sciogliere in un dito di panna liquida. Stiamo montando la panna, la lasciamo abbastanza lenta, non la facciamo rassodare troppo, altrimenti poi rischiamo che quando la andiamo ad aggiungere al composto vada ad appesantire invece che fare la funzione corretta, che è quella di alleggerire. La lasciamo riposare qualche minuto in frigorifero nel frattempo che ci prepariamo la nostra base. Passiamo ora alla realizzazione vera e propria della base del semifreddo, per cui in planetaria mettiamo 75 g di albume. Nel frattempo il nostro zucchero che avevamo messo su prima in cottura sta cuocendo. L'albume lo mettiamo in planetaria a girare. Per cui lo zucchero sta cuocendo, lo teniamo controllato sempre con un termometro alimentare. Quando avrà raggiunto i 121 gradi di temperatura lo andiamo a colare sopra agli albumi in planetaria. Bene, il nostro zucchero è pronto ed andiamo ad aggiungere a filo lo zucchero cotto. Lo lasciamo girare a velocità alta finché non si raffredda. Avevamo messo prima 125 g di yogurt e 125 g di mascarpone in una boule. Il foglio di gelatina si è sciolto con la panna che avevamo aggiunto e lo andiamo a incorporare alla base di yogurt e mascarpone. A questo punto aggiungiamo anche il gusto vero e proprio del semifreddo, che è la liquirizia. In questo caso sono 30 g di liquirizia in polvere. Come vedete la nostra base ha assunto il colore della liquirizia. A questo punto, appena la meringa è fredda, andiamo ad aggiungere la meringa e di conseguenza la panna montata che avevamo messo a riposare in frigorifero. Lo mettiamo un secondo da parte mentre aspettiamo la meringa e in un pentolino andiamo a scaldare 125 g di latte e 125 g di panna per realizzare la crema soffice del finocchio. Qui lo portiamo a temperatura aggiungendo 20 g di zucchero semolato e 5 g di semi di finocchio selvatico. Mescoliamo in modo da far sciogliere lo zucchero e quando sarà arrivato a bollore versiamo 15 g di cioccolato bianco e lo lasciamo da parte fino a completo raffreddamento. Quando sarà raffreddato lo filtriamo e lo andremo a sistemare dentro un sifone da pasticceria aggiungendo una carica di gas. Come dicevo, abbiamo aggiunto la gelatina, per cui il nostro composto inizierà a rassodare. Per velocizzare il procedimento ci aiutiamo con una bacinella in cui avremo messo dell'acqua e del ghiaccio. Nel frattempo la nostra meringa ha finito di montare, la togliamo dalla planetaria e con l'aiuto di un leccapentole andiamo ad aggiungere poca alla volta alla base di liquirizia. Il primo processo lo possiamo fare aiutandoci con la frusta e poi sempre in più passaggi in modo di non appesantire troppo il composto lo andiamo ad incorporare con la meringa. Una volta che la meringa è ben incorporata, riprendiamo la panna montata che avevamo messo a riposare in frigorifero e sempre con l'aiuto delle leccapentole la aggiungiamo al composto.
come dicevo, la panna che rimanga piuttosto lenta, in modo sempre da non appesantire il composto. E anche qui, a più riprese, lo andiamo ad aggiungere alla nostra base. Una volta che il composto sarà ben amalgamato, prendiamo il nostro vasetto VEC da presentazione e lo andiamo a riempire la base con il composto alla liquirizia. Riempiamo il barattolo per metà con la liquirizia, lo battiamo leggermente, lo copriamo con il suo coperchio e lo mettiamo a tirare in frigorifero per almeno 2 ore. Nel frattempo la nostra infusione di finocchio avrà raffreddato e la andiamo a colare per togliere l'eccesso di semi. Lo mescoliamo bene in modo che anche il cioccolato si amalgami al composto e lo andiamo ad aggiungere all'interno del nostro sifone da pasticceria. Colliamo bene il liquido, lo chiudiamo con il tappo . Aggiungiamo una carica di gas e lo agitiamo bene. Lo lasciamo riposare anche questo in frigorifero, così come il composto di liquirizia, e poi saremo pronti per la finitura del piatto. Trascorse le 2 ore in frigorifero, come potete vedere il nostro composto avrà rassodato e possiamo quindi procedere alla finitura. Prendiamo un arancio, facciamo asciugare leggermente su un pezzo di carta con l'aiuto di una grattugia. Grattugiamo un po' di scorza dell'arancio stesso in modo da dargli ancora più profumo. Andiamo a finire la presentazione del vaso con la spuma e un ciuffettino di finocchio selvatico. Una volta che abbiamo aggiunto l'arancia, possiamo decidere se conservarlo in frigorifero. In questo caso VEC ci fornisce anche i coperchi di plastica, per cui possiamo semplicemente tapparlo, prepararlo il giorno prima e riporlo in frigorifero, oppure se passare direttamente alla finitura con la crema soffice di finocchio.